Comunque lui è un attore nella realtà, sì, della Comédie Française, sì, è un grandissimo attore. George. Vai, che va bene così. De Crière, eccolo qua. La canzone dice è il più grande dei ladri. Ma è un grande gentiluomo, gran classe George. Grazie, grazie tanto. Raffaele. Ciao Raffaella, sei sempre la più bella. Ma sì, credo che è vero. Grazie. No, lui, non ride, Non devo ridere? Ah, buona. Devo stare seria? Ah, sì, Quando cioè, la verità vuole dire, non ridere perché la verità... Ah, non lo dice per scherzo, ma lo dice seriamente. Sì. Senti, George, sì, noi ci siamo conosciuti molti anni fa, ma di questo parleremo dopo. Sì. Guarda la classe, sì, di George, è incredibile. Sì, però prima che cominciamo l'intervista, ce lo vuoi chiedere se c'hai il portafoglio mio, George? Ecco. Dice così che non trova più il portafoglio. Sì, allora sì, lui pensava. Sì, il portafoglio. Oh, mamma mia, questo qua. È quello, è mio proprio. È mi piaccio tanto. Opla. A carnevale ogni scherzo vale. Buttala così. Giusto. Non ti offendere. No. Ti do. Sì. Gioielli. Gioielli. Mira! A chi li avrei? A voi lassù! Sì! Grazie! Tutti! George! Oh, falsi! Falsi! Ah, sono falsi. Allora sono falsi. Ah, tu. E tu, guarda. Ma anche questo è falso? No! Questi sono veri. No, veri! Grazie! Guarda le dita. Bellissimi! Ma chi li hai rubati? Non si deve dire? Senti, però io so che gli hanno grattato... Il frac, ti hanno rubato il frac però a te, vero? Sì, chiaro. Questo non è tuo. No, questo è di Sartorie. Qui è di Canale 5. Sì, era 5. È di Canale 5. Sì, ma chi è che ti ha rubato il frac? Ah. Shh. È il signor Berlusconi. Sempre ah, Berlusconi. No. Guarda che Berlusconi è il padrone di tutta questa storia, non esagererei tanto. Sì, io lo so. Sì, okay. Lo so. Lui ti ha rubato il frac. Sì. Che vuol fare Arsène Lupin. Sì, sì, sì. Ma non ne ha bisogno lui di fare Arsène Lupin, lo sai perché? Perché adesso su Rete 4, da giovedì alle 8:30, va in onda tutta la serie di storie, di telefilm che Georges de Crière ha fatto qualche anno fa. George. No, la pronuncia è importante. Sì. George. Sì. E senti una cosa. Giorgio. Anche Giorgio. Vabbè, Giorgio Strelle. Sì, ma è mi sforzo di questa maniera per dire bene George. Giorgio. No, lui si vuole sforzare a parlare bene francese, capito? Questo è il punto. Sì, sì. Senti, tu hai 14 gatti a casa? Sì. Però io vero. So che un gatto una volta nella tua vita ti ha salvato la vita proprio. Sì, perché lo stava massacrando di graffi e poi invece all'improvviso si è fermato e non si sa perché gli ha salvato la vita. No, non è questo. Mi racconti com'è andata questa storia? No, en français la dici. La dici in francese, sì. Ma un petit chat. Vuoi tradurre tu? Sì, un petit chat. No, un piccolo gatto, tradurre. Si capisce? Sì. Però traduci. Traduci tu, dai. Un piccolo... Sì. Après un bombardement, c'était pendant la guerre. Durante la guerra. Ha preso durante un bombardamento, durante la guerra. Sì. Date da fare. E noi, on était une équipe. Un'équipe. Pour déblayer, enlever les blessés, etc. Vabbè, questo è facile, lo traduco a dillo. Fare. Sì, che stavano tutti là, tutti feriti, morti. No, loro portavano loro, via no, feriti. Mica loro, lui, questo è come fatto di Berlusconi. No, loro pigliavano i feriti, non è che... No. Lui curava i feriti e i morti. È come prima. Allora? Je sens que je ne vais jamais plus être engagé ici. Cioè io sento che non sarò mai più preso da Canale 5 dopo questo. No, George, ci pensa lui perché lui è con Berlusconi è così. Sì, proprio. Sì, così. Ha detto anche Forza Milan. Dai, allora? E a un moment donné on a vu le petit chat qui avait tout le poil hérissé. Sì, dico. Ah, il gatto aveva tutti i pois in aria. I peli. Ah, in aria. I peli. Juste là devant nous. Et j'ai dit, ah. On va demander aux pompiers d'abord. Si. Et les pompiers ont dit non. Ensuite, aux démineurs d'enlever ce qu'il y avait. Pourquoi? Alors, ils ont gratté.
aspetta. Cioè, sì, hanno domandato a tutti quanti perché il gatto stava là così, visto che loro non gli avevano fatto niente, hanno fatto gli artificieri, i pompieri, sì, certo, loro hanno detto noi non abbiamo fatto niente al gatto, vedete no, perché sta così. Aprite bene sotto la terra e vediamo cosa c'è. Ma il y avait une bombe de 600 kg e on était dessus, là, come ça. Hai capito tu? Dillo. C'era una bomba di 600 kg e il gatto stava là perché giustamente ma se oltre al gatto ci stavano pure loro. Hai capito? Allora. E sans le chat, eh bien, je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Hai capito? Se non c'era il gatto, oggi non stava qua. A parlare. Sei con bravissimo, me. Parla francese correttamente. Senti, no, adesso dovete sapere che uno degli hobbies di Georges è quello di fare il sommelier. Lui cioè, è nato vicino a Bordeaux. Sa sui sommelier. Ma no, sommelier. No, adesso no. Parlavi bene fino a prima, fino a poco fa. È una parola, sommelier è un'altra sbagliare. Cosa, assaggiatore di vini. Ma lui sa aprire anche una bottiglia con una sciabola, una bottiglia di spumante italiano. Du premier coup, parfois. Dice qualche volta di primo colpo. Adesso stasera ci provi? Sì. Ci vai sommelier? Allora, Marcus, vieni qua. Ma come la sciabola? Io che sto la sciabola mi portate un coltello da cucina, Madonna santa, che figura mi fa fare con gli stranieri? Sì, vabbè, lo spumante italiano non ci sta la sciabola, ci sta il coso, che è normale. Senti, perché non lo fai un pochettino più avanti, che io ho un po' paura, caro Arsenio Lupin? Sì, no, perché dovete sapere che durante le prove sono morti due cameraman, comunque va bene. Attenzione, attenzione. Attenzione. Attenzione, No, no, è che... Mamma mia. Alors, veux-tu que je te dise une chose? Vuoi che ti dica qualcosa? Sì. C'est plus difficile avec la spumante qu'avec du champagne. Dice più difficile. Mais la spumante è très bon. Dice che è più difficile farlo con lo spumante italiano che con lo champagne francese, ma lo spumante italiano è buonissimo. Ma guarda. Dimmi. L'ha tagliato di netto, guarda, è sì, vero. Io non bevo comunque, no? Cioè lo voglio dire, no, perché... No, grazie. Grazie Georges, io ti faccio moltissimi auguri e ti do appuntamento su Rete 4 con Arsenio Lupin. Au revoir. Au revoir, Georges. Au revoir, Georges.